Bella a tutti ragazzi, siamo in un nuovo video. Raga, oggi, come avete letto dal titolo, vi mostro un nuovo launcher per SP barra premium, raga. Perché così potete andare più forti in PvP. E vi lascio il link in descrizione se lo volete avere. Raga, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo sullo schermo. Raga, eccoci. E come vi ho detto e come avete detto dal titolo, e oggi vi ho dato un nuovo launch. Minecraft Launcher, che è sì per SP, sì, per premium, però questo è più SP che premium, raga. Comunque, come vi ho mostrato già adesso, stavo cercando questo che è il primo e vi lascio in descrizione se lo volete scaricare. Comunque raga, vi dico già che non dovete cancellare questo, se lo cancellate non potete più. Comunque l'ho cancellato soltanto per mostrarvi che posso. Arrivo, come funziona. Comunque, potete sia entrare nel loro server Discord. Arrivo! Che il mio vi lascio in descrizione. Vai. E sia ovviamente scaricarlo. Siamo messi un po' male. Conserva. Possiamo di qua, e questo di qua. Ce lo conserviamo. Vai, adesso. Muoviti. Comunque lo apriamo. Al costo della vita, vai. Si sta aprendo. Qua. Ecco. Qua. Comunque. E all'inizio vi dico già che dovete essere sempre attenzioni, se volete cambiare lingua, fate, io ho messo lo spagnolo, all'inizio ese. Dovete avere tanta RAM. E qua ci sono solo due versioni, 1.8.8, 1.9.4. E possiamo fare anche bello. Io l'ho provato subito arrivato dalla scuola oggi. E bello. Comunque lo sto aprendo per mostrarvi. All'inizio comunque ce l'ho bel po' per scaricare tutto. Però dopo è fantastico. Voglio togliermi una curiosità. Se scarico avere senso questo là. Ci sono messo Minecraft Premium. Vediamo. Mi sarà di nuovo raga. E raga, per un attimo non avete visto. Perché era tutto schermo, non so perché, io l'avevo messo così. Vabbè. Comunque potete ovviamente un singolo, però per non sbagliarvi andiamo in modo di giocatore e non si può. Però prima raga, se volete non mettere mai, ma dico mai più
il login in Bizarre Server, vi mostrerò anche come. Innanzitutto andiamo in giocatore nel server. Qua però dobbiamo mettere l'account. Questo voi scegliete se premo o crackout, però vi ripeto è solo 3 SP, se volete anche premo, ma sono altri per comunque entriamo. Ed ecco, e non mi hanno fatto fare i login perché appunto c'ho già, vi mostro. Vado su qui, vado giù, posso anche mettere l'auto sprint come c'ha un mio amico. Però auto login, metto questo account e posso mettere il login. Però raga, ci vediamo tra poco che me lo metto. Ecco raga, ho messo e come vi ho spiegato ora non dovrebbe più chiedere il login, ma in tutti i server, quindi raga è anche super comodo, non lagga quasi per niente, dico quasi perché è un po' di lag, cioè provo a mettere 4 corto. Boh, vabbè, comunque iniziamo, vi mostro la fluidità che è nelle Bedwars. Andiamo da in 2. Oops. Dice anche qui cosa sto premendo. E qua se ho tutte le cose che mi servono per l'armatura. E anche è bello il launcher. Me l'ho fatto anche scoprire un amico. Solo che non mi interessa in quel momento scaricarlo. Però raga, è bello per PvP. Ditemi nei commenti se lo scaricate. Oh bitch! E ditemi anche se lo sapevate già questo launcher, perché io l'ho scaricato solo oggi. Non bella sta cosa. Scusate se non ti parlo. Raga, e vi lascio, non solo l'ho detto, ma vi lascio in descrizione il mio server bellissimo. Comunque vi dice anche qua a cosa state giocando e pure lì. Raga, mi dico tutto. Raga, io per sicurezza prima di lasciare la base
sempre tornando nelle chest. Proviamo ancora un po'. Yeah. Ok, raga, possiamo anche muoverci. Ci sono io già? Ok, giallo. Possiamo andare lì. Comunque, mi vado a prendere questi per l'armatura. E lì ora voglio iniziare a fare le location delle kit di Fortnite. Ah, io c'ho qualche cosizione che ho, cioè... Oh santo, stavo per cadere. Oh mamma, che? Che? No, dai raga! Oh mamma. Raga, subito in quella base devo spammare di TNT, anche se ne ho una, però chissà. Oh raga, e vai. Che? No! Dai! No, dai! No! Raga, dovevo mettere la TNT. Ma perché Twitch non posso farlo bene? Dov'è? Presto, raga, i blu sono senza letto, quindi riusciamo. Il blu è lì, però raga, senza spada in pietra. Ok, vamos! Comunque, visto come funziona. Vieni qui, vieni! No! Dai! Raga! Oh mamma mia! Oh Maria. Andrea, hai creato un nuovo indigente. Ma mi sto andando. Andrea, com'è di fare? Andiamo a vedere dopo. Oh mamma, ragazzo, sono solo. No! Ma infame! Infame!
Raga, siamo entrambi senza letto. Non ho manco blocchi. Vieni, infame. No. Raga. Comunque, ci facciamo un'altra partita e poi stacco. Però raga, avete visto? Fantastico. Comunque preferisco nel Bad Wars, che non sono tanto bravo. Double. Nemmeno double. Lasciatemi. Ciao. Ok, prendiamoci i blocchi. Comunque raga, penso di tagliare qualche parte, perché sennò vi annoiate troppo. Vediamo quanto. Sì. Raga, penso di finire di fare questa partita e poi faccio per staccare. Comunque non ricordo se ve l'ho detto, ma nel dubbio ve lo dico. Scrivetemi nei commenti se avete mai usato questo launcher. Comunque raga, parlando, sono morto. Dai, oh santo. Ehi raga, sono morto. Vabbò raga, per oggi è tutto. Vi ringrazio di aver visto il video. E ditemi ancora, non so quante volte ve l'ho detto, ma ditemi ancora se lo conoscevate, se lo volete provare. Raga, questo launcher per me, per il PvP, è fantastico. Io lo userò sempre. Però non sempre, perché esiste un altro client, che questo è un client. Però raga, ve lo porto nel prossimo video. Non vi spoilerò nulla. State a voi decidere di guardare, però raga, se non lo guardate il video che esce domani, non so quando, del nuovo client che vi porto, raga, non posso farci nulla, dovete soltanto guardare il video, non vi spoilerò nulla. E raga, dammi le stendini, bella!